Sapevate che la cucina del Sichuan tra i suoi 24 sapori include un sapore che si chiama Yuxiang e che letteralmente significa pesce profumato o profumato al pesce? Il punto è che questa ricetta non contiene pesce. Cosa? Un piatto al profumo di pesce che non contiene il pesce? Ma che stiamo dicendo? Esatto, sembra strano ma è proprio così. E oggi stiamo per preparare le melanzane al sapore di pesce, dette anche Yuxiang Chieza, conosciute anche come melanzane brasate del Sichuan con carne macinata e una salsa speziata all'aglio. Siamo pronti? E andiamo! Oggi torniamo nel Sichuan per provare uno dei suoi piatti caratteristici, lo Yuxiang Chieza. Eccoci con delle belle melanzane lunghe. Abbiamo scelto questa varietà perché queste melanzane tendono ad avere una buccia più morbida rispetto a quelle normali e hanno un colore più brillante, sì. Anche il colore è una questione importante quando si prepara il cibo cinese. Iniziamo tagliandole a strisce lunghe, 7-8 cm. Mettetele in un contenitore vuoto e aggiungete un po' di aceto e poi un po' di amido, un bel mix e siamo pronti per friggerle. Ok, lo so, potreste non essere amanti delle fritture come me. Capisco perfettamente. In questo caso potete cuocerle a vapore, arrostirle, usare la friggitrice ad aria. Scegliete qualsiasi metodo vi renda felice, perché, hey, felicità, questo è tutto ciò che conta. La fragranza del pesce è legata all'uso dei peperoncini sott'aceto, che erano molto usati nella cucina cinese per rimuovere qualsiasi tipo di sapore, odore di fango, comunque sia, dai pesci. Specialmente quelli di fiume. L'altro ingrediente qui è la doubanjiang, la famosa pasta di peperoncino di fave fermentate del Sichuan. Se non l'avete mai provata, l'avete provata, vero? Vabbè, non importa. Mescolatela con la pasta di peperoncino in salamoia, che prima ho chiamato sottoaceto. Adesso tagliamo zenzero, aglio e qualche cipollotto. Non fate così, non mi state a dire troppo complicato, troppo aglio, bla bla. Ragazzi, il cibo significa sapori. Non siate timidi! Mescolateli insieme. Preparazione della salsa. Questo è facile, zucchero, sale, salsa di soia leggera, aceto, acqua e amido. Mescolare bene. Prepariamo il macinato di maiale. Se siete vegetariani usate i funghi, nessun problema. Aggiungete un po' di vino da cucina e dopo pochi minuti iniziamo con la cottura. Preriscaldare un wok e procedere con la carne di maiale macinata. Mescolare delicatamente e aggiungere dell'olio di sesamo per un sapore extra affumicato. Tempo per le cose piccanti, sì. Guardate ora che colore. Gli aromi e continuate a mescolare. Ultimo passaggio, via con la salsa e guardate qui. La salsa sta chiamando le melanzane. Olio di sesamo extra per una consistenza più liscia e continuare a brasare finché non avete ottenuto una salsa bella e densa. Aggiungete una bella ciotola di riso al vapore per accompagnare questo piatto. Una ricetta profumata di pesce senza pesce. Provate a ripetere con me questa frase. Un piatto di ricetta profumata di pesce senza pesce che fa bene. E non dimenticatevi di utilizzare quelle vostre dita per premere su quel pulsantino lì, il pulsantino mi piace, insomma non è una cosa personale, mi piace, e non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale. Rendiamo questa community di appassionati della cucina cinese più grande e divertiamoci. Il mio nome è Gianluca e Zai Jian.